Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Model on Passion e questa volta trattiamo un argomento introduttivo molto importante, come introdursi al modellismo navale. Voglio cercare di riassumere, spero brevemente, quanto più è possibile, tutte le informazioni necessarie per introdursi, iniziare al modellismo navale e diciamo poi non solo al modellismo navale, ma focalizziamoci sul navale. Primo aspetto importante è sicuramente rispondere a queste tre domande: cosa scegliere, come scegliere, da dove cominciare. Ho puntato la mia, la mia le slide, la mia focalizzazione su queste tre domande perché sono le più popolari, sono quelle che incontro più di frequente quando incontro delle persone lungo la strada, per strada, nei negozi di modellismo, su internet, insomma, in qualsiasi circostanza, un neofita, una persona che si sta appena introducendo al mondo del modellismo, si chiede: ma cosa devo scegliere per iniziare? Come devo scegliere? Che cosa devo scegliere? E da dove devo cominciare? Dunque, mio punto di vista, cosa scegliere? Scegliere quello che piace, quello che ci entusiasma, quello che ci attira, ci trattiene a lavorare, perché parliamo di un lavoro particolarmente complesso e soprattutto pieno, zeppo di cose da fare. Quindi sicuramente la prima cosa è scegliere qualcosa che piace. Come scegliere? Scegliere seguendo un filo logico, non perché ci è stato consigliato, perché il momento, perché la moda o perché il rivenditore ce l'ha consigliato. Scegliere quello che è un modello di media difficoltà e nello stesso tempo un modello che vi permette di imparare da subito quelle che sono le regole di base del modellismo navale. Quindi un modello che sia facile, mediamente facile, mediamente difficile, ma che nello stesso tempo abbia quelle informazioni necessarie per essere una buona partenza. Da dove cominciare? Io comincerei subito da una nave di medie difficoltà, come ho detto prima, che vi dia due cose. La prima è che non sia terribilmente complicata e con il rischio di abbandonare il lavoro. E nella seconda, secondo aspetto è che vi trasmetta delle informazioni importanti per fare il passo successivo. Quindi io direi un lavoro graduale che non sia proprio banale, che non parta da un banale, ma parta da una scelta medio-difficile. A tal fine io ho suddiviso le tre grandi aree introduttive al modellismo navale. Allora, la prima è la famosissima scatola di montaggio. Penso che ne avete sentite parlare sempre di scatola di montaggio. Diamo una definizione di scatola di montaggio. La scatola di montaggio è una confezione che comprende tutto il necessario per il montaggio. Prevede all'interno i disegni costruttivi, la guida di costruzione, il materiale in legno e gli accessori per gli allestimenti. È quindi un prodotto completo. Vi presenta tutto il modello, vi presenta tutto il necessario per la costruzione, ma come io ho selezionato qui, come io vi ho scritto, no tools, cioè non presenta gli attrezzi da lavoro. Questi sono da acquistare separatamente, ma tutto quello che ne necessitate per la costruzione del modello è incluso all'interno della scatola. Voi direte: beh, allora è facile, io compro questa confezione, assemblo tutto, finisce lì. No, la cosa si complica, nel senso che qui ci troviamo a livello di difficoltà per me 1. Si tratta di un qualcosa standard. Se uno acquista una scatola di montaggio, chiunque acquista quella scatola di montaggio, si costruiranno modelli simili l'uno con l'altro, non abbiamo una tipicità particolare. Ed inoltre questi modelli sono generalmente stereotipati, cioè sono facilitati, sono modellisticamente stereotipati, non viene altro da dire, stereotipati.
Bisogna quindi interfacciarsi ad un tipo di modellismo completamente diverso, ma comunque per una persona alle prime armi la scatola di montaggio è sicuramente l'ideale. Poi abbiamo un altro aspetto, che è quello del disegno navale. E che cos'è il disegno navale? Un disegno tecnico semplificato rispetto al disegno originale della nave e il disegno delle scatole di montaggio, senza il materiale e gli accessori, cioè è lo stesso disegno navale di cui abbiamo parlato prima, ma privato del tutto il resto di tutto il resto della scatola di montaggio. Quindi non abbiamo gli accessori, non abbiamo il legno pretagliato, non abbiamo nessun accessorio, nessun materiale della scatola. Abbiamo soltanto disegni con, come dico qui, guida costruttiva ed elenco dei materiali necessari. Quindi addirittura a volte anche gli articoli dove potete, che potete richiedere al negoziante, direttamente acquistate l'oggetto, il gadget. Qui abbiamo difficoltà 2, significa che il modellista qui non ha il materiale pretagliato, deve procacciarsi il materiale, è facilitato perché cioè, la guida ci dice esattamente cosa comprare, è facilitato, ma si impara un pochettino a capire che tipo di materiali scegliere, come quali scegliere. Ed inoltre poi abbiamo soltanto un disegno alla quale noi dobbiamo far seguito seguendo la guida costruttiva sul che cosa fare. Se abbiamo particolarmente difficoltà o non abbiamo tempo, abbiamo anche un'altra terza possibilità, che è l'acquisto di un modello, cioè affidarsi ad un costruttore esperto che sappia capire le necessità particolari che si hanno, quindi del cliente. Si possono quindi qua fare richieste particolari, ottenere delle rifiniture ad altissimo modellismo, quindi rifiniture di ottima qualità, difficilmente ottenibili se si tratta di una persona, di un modellista alle prime armi. Quando ci si può, diciamo così, affidare a qualcuno di esperto, sottolineo di esperto perché ci sono molte persone che ovviamente si improvvisano a fare queste cose, esperti. Quando non abbiamo tempo, quando siamo in difficoltà per qualcosa e vogliamo impararla e capirla vedendola proprio fare da vicino, e quando siamo appassionati del modello ma non della sua costruzione. Quindi noi vogliamo, no, lo so, boh, il Titanic, ecco il famosissimo Titanic, non mi interessa niente costruirlo, non ho tempo, non è per me, non ho queste grandi capacità e esigenze, allora io acquisto il modello e non il materiale costruttivo, quindi mi affido ad un costruttore esperto. Dunque, eccoci alla review che riguarda appunto la scatola di montaggio. Cercheremo adesso brevemente di vederle un po' tutte. Allora, la scatola di montaggio si presenta come si può vedere in questo breve video. C'è una scatola con la marca, il nome, insomma, più o meno il modello come dovrebbe presentarsi alla fine, il nome del modello. Una miniatura, insomma, che ci fa vedere come il modello deve apparire esternamente, e all'interno, non guardate tutti gli attrezzi che ci sono, non è nella scatola di montaggio è solo questo, all'interno della scatola di montaggio che cosa ritroviamo? Allora, in primis ritroviamo, ecco, un foglio dove ci sono delle informazioni, ci sono tutti i dati costruttivi, abbiamo un insieme di componenti che ci sono, gli accessori che forse ci fa vedere dopo, e tutti i pezzi necessari per il montaggio. Questi sono gli accessori, vedete, tutti selezionati e presenti, e tutti i pezzettini in legno che bisogna montare insieme, tagliare e montare, ma in realtà già sono tagliati in laser, quindi il problema nella perfezione al taglio in questo caso non sussiste, e il prodotto è un prodotto, come potete ben vedere, standard, cioè già dato da fabbrica, e così lo potremmo arricchire, lo possiamo personalizzare, ma il prodotto è standard. Questa è una scatola di montaggio. Semplice, si staccano i pezzi, si incollano, si montano secondo il foglio di istruzioni e si ottiene un modello statico. Allora, questo è un piano di costruzione generale, qualsiasi, vi propongo qui la pinta, giusto come esempio.
Ecco, in questo caso il prototipo che viene mostrato, il disegno che viene mostrato, è un disegno già un pochino diverso rispetto a una scatola di montaggio. La scatola di montaggio l'abbiamo vista, è un qualcosa di già preparato per il costruttore. Qui i dati devono essere estrapolati. L'estrapolazione ovviamente è più semplice rispetto a quello che può essere per esempio, un disegno tecnico o un progetto navale che vedremo successivamente. Allora, qui ora proponiamo davvero un qualcosa di serio, ma proprio serio, serio, serio. Qua ci troviamo di fronte ad un progetto cantieristico, un progetto navale di una nave, in questo caso io ho preso una nave qualsiasi, che è la famosissima Stockholm, che nel 1956 speronò l'Andrea Doria, la nave, il transatlantico italiano, insomma, nota la storia. Ecco, questo è quello che invece è un progetto, un disegno cantieristico con tutti i dati, con tutte le informazioni, con tutti i disegni, dalla quale si possono estrapolare una serie di dati importanti per la costruzione navale. Questo è un qualcosa che fanno veramente in pochi, pochissimi, forse quasi nessuno, insomma, pochissimi amatori del settore. Costruire una nave in piccolo con tutti gli arredi interni, con tutte le caratteristiche tecniche proprie della nave che stiamo valutando, quindi non così, in genere, quello che posso fare per la Concordia del 2015 la faccio per la Stockholm del 56 o con la Stockholm del 60, con la Stockholm del 40 e così via. Ora, quello che faccio con l'Andrea Doria la faccio per la Victory, eccetera. Quindi ogni nave ha la propria caratteristica tecnica costruttiva, ha la propria epoca storica, le proprie caratteristiche e ha anche un altro fattore importante, la propria struttura navale che bisogna andare a estrapolare nel momento in cui si studia un progetto navale. Questo è serio, insomma, qualcosa di interessante, ma vi conduce alla costruzione navale in piccolo, il prototipo che abbiamo sempre detto.